Buonasera a tutti, scusate la posizione non molto strategica, ma purtroppo per motivi di microfono abbiamo necessità, ci dobbiamo arrangiare, come dice il candidato Sito. Questa sera ci proponiamo a Grotte e il nostro secondo comizio, Fucci Libera, nella persona di candidato a sindaco del dottor Bruno Parisi, si propone come innovazione e miglioramento radicale di Fucci e delle frazioni, Grotte e Calcane. In particolare Grotte, perché credo che comunque questa frazione meriti ancora più attenzione di quanto ne abbia avuto in passato, o forse non ne ha avuto. Niente, adesso passo direttamente la parola al candidato sindaco, dottor Bruno Parisi. Grazie a tutti per essere presenti. Purtroppo da quello che so stasera c'è un matrimonio, per cui la presenza dei locali è un po' diminuita rispetto a quello che doveva essere. Comunque siamo sempre qua presenti, le nostre parole saranno sempre ascoltate, per cui abbiamo sempre il piacere di dire quello che pensiamo. Io dirò qualche cosa poi alla fine, intanto vorrei dare la possibilità di parlare, di presentare un nostro amico concittadino di origine delle zone, di queste zone, che è Concetto Ralli. Spero che siano accorsi abbastanza numerosi, mi fa tanto piacere. In questa zona conosco tutto di questa zona. Una cosa vorrei dire, una volta qui esisteva una sala di incontro per tutti i giovani, qua sopra, dove ci ritrovavamo a parlare. Era un punto di incontro dove giocavamo, nel sociale. Adesso c'è un locale sotto la piazza che è stato lasciato completamente in disuso e che noi vorremmo riprendere, dove i giovani si potrebbero incontrare, realizzare qualche cosa, cioè, per parlare, per sociale, delle feste giovani, tante cose. Insomma, scusate e grazie. Ciao, ora la dottoressa Sara vuole lanciare qualche messaggio. Cari amici, presupposto che non bisogna fare distinzione tra paese e frazioni, non posso negare comunque questo legame particolare che sento per la frazione di Grotte. Mi sta a cuore, è il paese dei miei nonni, è il paese dei miei genitori, è il paese dove ho mosso i primi passi, è il paese delle mie prime amicizie, ho fatto l'asilo qua a Grotte. Quindi dovrò sforzarmi a non fare preferenze. Mi è stato detto che una buona amministrazione non ha quartieri di serie A e serie B. Oggi sono qui accanto al dottor Bruno Parisi, candidato sindaco, per dare il mio contributo a questa squadra. E voglio dare ascolto proprio alle frazioni, voglio dare ascolto all'esigenza delle frazioni, piccole o grandi che siano. L'impegno che posso assumermi è che tutta la frazione, l'intera frazione, con le sue strade principali e non, con le sue piazze e spiazziali, siano attenzionati. Grotte non è solo costituita da una strada principale, Grotte è costituita da strade e stradine che devono essere attenzionate come la strada principale. L'intervento che mi piacerebbe fare è che sono certa che questa squadra porterà avanti questo progetto e ci riuscirà. È il quartiere Zorio, mi sta particolarmente a cuore, era il luogo dove da bambina andavo a giocare con mio nonno e mio fratello. È una zona e sarebbe bello vedere nuovamente quella strada transitabile, sarebbe bello vedere quelle case ristrutturate. E poi mi piacerebbe anche migliorare l'estetica di
estetica ultimamente qualcuno ci ride su. A me poco importa. Quando vado in un paese, piccolo o grande che sia, quello che mi colpisce particolarmente è l'accoglienza. E l'accoglienza non è determinata soltanto da chi ci vive, non è determinata soltanto dal calore umano della gente che vi abita. L'accoglienza deve essere anche garantita da un'amministrazione. La presenza dei verdi, di verde, alberi, panchine, cestini, perché no, giochi per i bambini. Insomma, tutto ciò che dà colore è accoglienza. Questo fa sì che chi è di passaggio si possa anche fermare e, perché no, possa anche ritornare. Dobbiamo lavorare perché la gente ritorni nei luoghi. Problema acqua piovana, ma sinceramente riconosco il mio limite. Saranno argomenti che attenzioneranno persone più qualificate di me. Ma il mio dovere, il mio obbligo, sarà quello di tenermi informata. Cari amici, per fare tutto questo abbiamo bisogno del vostro aiuto. In prima battuta, giorno 15 e 16 giugno. E in un secondo momento, perché sarete voi stessi a farvi portavoce delle vostre problematiche che riguardano il vivere quotidiano. A tal proposito, voglio programmare degli incontri trimestrali con le frazioni. Quindi concludo invitandovi nuovamente a votare il candidato a sindaco Bruno Parisi. E scusate, la preferenza Vita Sara è gradita. Il mio intervento non era programmato questa sera, ma ho deciso di parlare anch'io per un semplice motivo. Io non ho un collegamento con le frazioni di Grotte o Calcare e le conosco soltanto in parte, e me ne dispiace perché stasera in questa piazza, dove sono venuto rarissime volte, devo dire che c'è un panorama bellissimo, devo dire che Grotte comunque è un paese, una frazione, un paese che è quello di Furci e quindi che si accomuna comunque a tutta la cittadinanza furcese, costituita da un complesso di case davvero carine, sia nuove sia vecchie, che potrebbero essere riprese e ristrutturate e che senz'altro potrebbero dare il là ad una attività futura anche turistica, recettiva. Invece noto con dispiacere che qui a Grotte non c'è un bar, non c'è un esercizio commerciale, anzi mi scuso, in realtà un esercizio commerciale c'è ed è un esercizio commerciale di grafica in via circolare. Ho imparato pure il nome di questa via grazie al fatto che da poco è stato messo un cartello con il suo nome. E devo dire che questo esercizio commerciale, dove io spesso vado per fare attività di grafica, in occasione delle elezioni in particolare abbiamo fatto qualche lavoretto, devo dire che quando la prima volta sono andato ho chiesto ai titolari come mai avessero investito qui, proprio qui a Grotte, e mi hanno risposto in maniera molto semplice dicendo: guarda, io ho investito qui a Grotte semplicemente perché ritengo che non sia indispensabile per dare il via ad un'attività commerciale l'avere un bel locale in un centro storico di una grande città, ma basta offrire invece ai clienti che vengono la serietà e la competenza e la professionalità, che sono qualità che noi ci caratterizzano. E dopo queste parole io ho riflettuto e devo dirvi che, pur potendo alle volte andare a Messina, andare a Giarre, andare in qualunque altro posto, spesso vengo qui a Grotte perché appunto a Grotte trovo